Assessore Merli, tavolo per l'ordine e la sicurezza si è riunito nuovamente. Che novità ci sono per Perugia e per le altre città della provincia? Ma allora, intanto che è stato un tavolo sicuramente proficuo sotto il profilo delle strategie da adottare in comune per i giorni a venire. Abbiamo preso alcune decisioni che però dovranno essere in un certo senso ratificate in un altro tavolo che seguirà nei prossimi giorni, al massimo mercoledì, massimo giovedì mattina. Questa è intanto la prima cosa che ci consentirà poi, attraverso un tavolo più tecnico, di approfondire alcune decisioni da adottare nel prossimo tavolo tecnico. L'ordinanza del sindaco Romizzi ha fatto inevitabilmente discutere, innanzitutto ha fatto discutere quella sera gli assembramenti, poi l'episodio di violenza che si è verificato. Forse qualcosa non è funzionato? Ma allora, intanto credo che sia necessario dividere i due problemi: l'assembramento evidente, che non ha nulla a che vedere con l'episodio della rissa e della violenza, che sono due cose completamente diverse. Sicuramente i ragazzi che per questi due mesi hanno avuto un comportamento irreprensibile, rispettoso delle norme, hanno interpretato non correttamente questa seconda fase, quindi la possibilità di rifrequentare le persone, di rivedersi, ma ahimè sono andati oltre quello che era il confine normativo, per cui è stata un'azione e un comportamento sinceramente inaspettato, partendo poi dal presupposto che invece si erano comportati divinamente bene durante il lockdown. Alcuni commercianti, esercenti lamentano il fatto di aver subito in qualche maniera un torto per colpe tra virgolette che non hanno, parlo di altre zone del centro storico. State pensando a rivederla, a modificarla quell'ordinanza? Allora, l'ordinanza potrà essere rivista. Intanto io vorrei però precisare una cosa che secondo me deve essere alla base di tutto. L'ordinanza del sindaco non ha solo come scopo quello di tutelare la salute e la sanità pubblica dei nostri concittadini, ma è anche volta a tutelare gli imprenditori e le nostre imprese, perché se in un momento come questo dovesse ripartire un focolaio e riespandersi il virus come è successo in passato, ci troveremmo costretti di nuovo ad adottare provvedimenti, non noi ma in quel punto ben altre autorità, di nuovo clamorosamente restrittivi a danno ulteriore delle nostre attività, quindi la tutela è sia della salute ma anche delle nostre attività. Detto questo, sicuramente anche proprio in virtù da quello che è uscito nel confronto con il tavolo della sicurezza e dell'ordine pubblico, noi saremmo disponibilissimi a rivedere questa ordinanza. Ovviamente la revisione di questa ordinanza avverrà sulla base di quello che accadrà in questi giorni. Io confido in una sinergia perfetta, spero che i ragazzi abbiano compreso che il loro comportamento è stato all'origine di questa ordinanza, spero che gli esercenti comprendano il meticoloso rispetto delle norme e sappiamo che in questi giorni le forze dell'ordine presidieranno con attenzione il territorio. Se questo cerchio si chiuderà perfettamente, riusciremo a ritornare ad un comportamento tutti insieme più corretto, saremmo anche disponibili a rivedere i termini dell'ordinanza.